Oggi gli investimenti italiani in Cina sono circa tre volte tanto quelli cinesi in Italia. Noi vogliamo chiaramente lavorare per rimuovere gli ostacoli relativi alla possibilità dei nostri prodotti di accedere al mercato cinese e chiaramente garantire parità di trattamento per le nostre imprese. Il piano triennale siglato con la Cina è un approccio alternativo alla via della seta. Giorgia Meloni, contraria all'ingresso italiano voluto dall'ex governo Conte, parla di scelta coerente. Al centro dell'accordo c'è la cooperazione industriale con focus sulla mobilità elettrica, la tutela delle indicazioni geografiche, la sicurezza alimentare, le materie ambientali e l'istruzione. Abbiamo buoni rapporti, siamo competitor, però credo che ci siano delle opportunità da cogliere nel rapporto con un grande paese come la Cina. Giorgia Meloni è andata in Cina, come in qualsiasi altra nazione del mondo, a testa alta, schiena dritta, a difendere gli interessi degli italiani, senza farsi né comprare, né senza né svendersi, senza né piegarsi. Quindi finalmente l'Italia ha un rapporto con la Cina di rispetto per l'Italia. Le opposizioni parlano di giravolta della Premier, Giuseppe Conte ci va giù pesante, Giorgia Meloni in Cina a bussare al presidente Xi Jinping implorando Pechino di investire in Italia per rilanciare un partenariato strategico ed egualitario e riequilibrare la bilancia commerciale tra i nostri due paesi, ma tutti questi obiettivi erano puntualmente contemplati nel memorandum del 2019. Se tu vuoi bene al tuo paese sei fedele a un'alleanza, ma da un punto di vista geopolitico e commerciale guardi a tutto il mondo, è quello che ha fatto Giuseppe Conte ed è quello che è stato costretto a fare anche la Meloni, addirittura parla adesso di auto elettriche, quindi siamo nel rinnegamento totale di quello che diceva prima. Un anno fa ha attaccato l'accordo della Via della Seta dicendo che non andava bene, adesso ha cambiato idea, però lo dovrebbe spiegare a Salvini che ogni volta che parla attacca la Cina sulle auto elettriche, dice noi dipenderemo dai cinesi con le auto elettriche, insomma Meloni invece sta facendo esattamente il contrario.